L'azienda è un'azienda storica per la provincia di Piacenza, perché è la terza generazione. Io mi chiamo Davide Valla, l'azienda era di mio nonno, acquistata nel 1951, mio nonno Francesco, poi ha passato il testimone a mio padre Edmondo e infine sono sopraggiunto io. Io ho avuto le mie esperienze al di fuori della cantina, ho fatto 15 anni di esperienze in altre aziende e poi ho deciso di continuare la tradizione di famiglia e di rilevare l'azienda storica familiare. Ho acquistato contemporaneamente nel 2007 un altro appezzamento, che è questo in cui siamo in questo momento, perché l'azienda era proprio conduzione familiare, quindi era anche abbastanza piccola. Attualmente l'azienda è di 4,70 ettari, quindi è un'azienda non di dimensioni eccessive, ma che ti dà la capacità di seguire tutta la fase della produzione, quindi dalla raccolta in vigna, dalla coltivazione della vigna alla raccolta, alla trasformazione, l'imbottigliamento, la distribuzione e la parte commerciale. Quando ho comprato questo appezzamento era impiantato questa parte di Verdea. Verdea è un'uva da tavola storica che a Piacenza si è sempre coltivato, ma che ultimamente è stata abbastanza tralasciata perché la tradizione nostra era vinicola. In origine invece era di uva da tavola, quindi noi qua a Piacenza si produceva tantissima uva da tavola e poi veniva portata sui mercati a Milano e veniva venduta. Mercati a Milano e a Genova. Infatti a Genova veniva esportata la nostra uva da tavola insieme all'olio in una località qua in provincia di Piacenza che si chiama Ponte dell'Olio, perché era quella collina che faceva da tramite tra il limite della parte genovese e la parte piacentina, e si esportavano l'olio e le uve da tavola che andavano giù a Genova al porto per poi essere vendute. Adesso invece la tendenza è produrre vino, di conseguenza queste uve vengono un po' abbandonate. Io ho deciso di salvaguardare questo vitigno, perché appunto la Verdea è a parte una nostra tradizione e poi è un ottimo uva da tavola, e la conformazione che ha il grappolo è un'uva che, essendo un grappolo si dice molto spargolo, quindi c'è un bello spazio tra un acino e l'altro, permette quello che è l'appassimento, quindi permette la longevità dell'uva. L'uva viene raccolta, messa in cassettine, lasciata, una volta la lasciavano nei solai ad appassire e resisteva fino a gennaio. La Verdea è un'uva bellissima, però ha un grosso difetto, che è la delicatezza. È molto delicata, questo è un acino integro ed è molto bello perché è giallo, questo è un acino che è stato colpito dal sole. Quindi la Verdea appena viene colpita dai raggi del sole del pomeriggio, e quest'anno ha fatto parecchio caldo, scotta l'acino e lo fa seccare. Quindi va anche coltivata con un po' di accuratezza. Nel tempo ovviamente tutti hanno saputo che io ho cercato di salvaguardare quest'uva e i fruttivendoli, chiamiamolo proprio così, no? Quelli che commerciano frutta, mi hanno contattato perché volevano comprare nuovamente la frutta, la Verdea qua da noi in Valtidone. E allora mi sono creato questi due grossi distributori, uno di Zero Piacentino e l'altro di Stradella, e mi acquistano proprio l'uva. I fruttivendoli, avendo sempre una maggiore richiesta, io non ne ho sufficienza da darne, e quindi ho coinvolto un'altra azienda qua del Piacentino, di Ziano in particolare, un amico che anche lui ha della Verdea, e quest'anno anche lui sta conferendo l'uva, quindi c'è proprio questo ritorno alla vendita di questa particolare uva. È riconosciuta nella provincia di Piacenza e in Italia come una varietà storica da salvaguardare. Infatti la comunità europea dà la possibilità, si chiama misura 214 AS2, che dà la possibilità di dare un contributo agli agricoltori che salvaguardano e vogliono portare avanti i vitigni storici, che ormai stanno morendo.